umanità. Chi ha avuto se la brochure e la cartella stampa dell'evento sa quanto la dottoressa Sara Iannone ci tenga ad evidenziare proprio i valori fondanti dell'uomo, l'umanesimo. Cerchiamo di riscoprirlo. Quest'anno la dottoressa Iannone ha provato con i suoi consiglieri a fare delle riflessioni importanti su una tematica fondamentale, quella che riporta il titolo del quello che doveva essere un dibattito, che in realtà sarà una riflessione, perché abbiamo pensato che il dibattito alla fine mette contro le persone, mentre le riflessioni avvicinano. Dio è morto e l'uomo è in fin di vita. Questo per cercare di capire che cosa e dove sta andando la tecnologia, perché l'utilizzo sano e oculato della tecnologia è fondamentale per l'uomo, ma l'uso dissennato no. Prima però di cominciare vorrei chiamare qui con me intanto la dottoressa Sara Iannone, per la quale vorrei un grande applauso. Adesso la dottoressa Iannone darà subito il microfono, perché poi la dottoressa chiamerà la padrona di casa, il vice avvocato generale dello Stato. Allora, dottoressa, prima un suo saluto. Grazie, però ho salutato già tutti prima, non voglio veramente rubare tempo, tanto abbiamo modo poi nel percorso della serata di parlare tra di noi. Quindi io passerei subito la parola al vice avvocato generale dello Stato, Gabriella Palmieri Sarandulli. Scusa. E l'uomo è in fin di vita.
Sono particolarmente lieto di essere qui in questa 20ª edizione, le ho seguite tutte, sono stato presente in tutte. E poi mi fa piacere avere questa volta a fianco l'avvocato Gabriella Palmieri Sandulli, che a fare mi unisce un grande stima e una forte amicizia. A Roma prendo spesso il caffè in piazza Sant'Eustachio. Un giorno, avendo saputo che la mattina c'era stata la sparatoria, arrivando verso le 2:30, chiese al cameriere: che è successo stamattina per avanti? Ma non saprei con sicurezza, mi rispose il cameriere. Ma come? Non hanno sparato un uomo? Così dicono, ma il telegiornale non ha riportato niente, mi rispose il cameriere. Era successo davanti alla porta del bar, ma in realtà non esiste se non è validata dalla televisione. Per la popolarità della Timoshenko, di Rugova, di Karzai, è stata determinante l'apparizione ripetuta in televisione, rispettivamente con la trecciona bionda addosso sul capo, col foulard corto, con lo scialle verde sulle spalle. Nei dibattiti televisivi, gli interventi si devono limitare a poche battute, tanto più efficaci quanto più a effetti, e le più suggestive sono quelle che alterano spontaneamente la verità. Si afferma in politica chi le spara più grosse, chi fa le proposte più demagogiche, più irrealizzabili, più irresponsabili, riceve maggiori consensi. Nessuno si cura veramente di controllare e smentire quelle affermazioni, da questa parte sarebbe difficile, fondamentalmente istantaneo. Ma persino in televisione il troppo stroppia. La bulimia televisiva in un primo tempo enfatizza il successo del personaggio, ma poi ne provoca il rigetto. Non ha reso un buon servizio al presidente Renzi e l'autorità per le garanzie delle comunicazioni, non ponendo argini alle sue compulsive apparizioni in TV, come invece la GCOM aveva fatto per Berlusconi dalla precedente consigliatura. Già Socrate avvertiva che chi tende a essere protagonista, anche essendo un uomo veramente di valore, non si accorge mai del momento in cui la sua presenza viene avvertita come invasiva e soffocante. La rete ha cambiato la percezione che il soggetto ha di se stesso e degli altri. La rete ha realizzato il sogno fantascientifico della posizione delle distanze del tempo della comunicazione. Ma chi è più seguito dai social network? Dilagano sul web quelli che postano le cose più futili e danno sfogo a pulsioni scioccanti, a pubblicità occasionali, banali e banalizzanti. Anche le informazioni di un certo interesse vengono travolte da questo fiume rutulento che scorre senza posa. È una nuova forma di ignoranza. Ma come direte voi? Oggi, con un clic, si possono acquisire in un minuto dati per i quali prima bisognava fare ricerche di mesi in varie biblioteche, in varie città, in vari paesi. Sì, è vero, ma per navigare nelle reti, in internet, nel caos attuale dell'informazione planetaria, occorre che la nostra mente sappia selezionare nell'indiscriminata flusso di informazioni. Altrimenti la sovrabbondanza di informazioni porta a una nuova forma di ignoranza, di assenza, di intasamento mentale. Si dice che la rete ha creato un concetto più ampio di società, un villaggio globale, e anche questo è vero. Ma una società è tale quando i suoi componenti condividono alcuni valori base. In passato questi valori erano essenzialmente religiosi. L'unico regio è il suo religio. Oggi, quando ancora la coesione del gruppo sociale con base comune alla religione, si tratta a volte di perversioni che portano nel nome blasfemo di Dio alle più crudeli atrocità, all'abiezione dell'animo umano. I talebani, ISIS, distruggono tutto quello che c'era prima del Corano, perché niente deve esistere fuori di quello che ha detto il profeta. Boko Haram significa la cultura occidentale peccata. Hanno sgozzato
nelle lettere del college giovani studenti musulmani maschi solo perché studiavano fisica e chimica. Niente interesse di quello che esisteva prima di loro. Anche i politici emergenti e osservanti pensano che il mondo cominci con loro. Quando il 19enne Platone voleva candidarsi come stratego ad Atene, Socrate gli fece l'esame. Cosa sai delle entrate e delle spese della città? Quanto rendono le miniere d'argento? Quanto costano altri prodotti di rene? Qual è la paga giornaliera di un rematore? Da dove ci approvvigioniamo di grano? La gioventù è un valore notevole, ma non è un valore assoluto. Richiede altresì preparazione, capacità, intelligenza. Ne abbiamo degli esempi qui fra noi e ce ne sono anche in quelle emergenti, ma guai a considerarla un valore esclusivo e che esclude altri valori e esclude altri portatori di quei valori. In qualsiasi mestiere, in qualsiasi professione c'è una fase di apprendimento. Oggi si sceglie con l'ignoranza sana, con presunzioni scienza infusa, senza disponibilità ad apprendere, a migliorarsi, ad apprezzare il merito, impera il pressapochismo. Il tessuto sociale moderno si è costruito intorno al lavoro, nelle corporazioni prima e nelle fabbriche poi. Su quel tessuto che era ordito si è sviluppata la trama delle istituzioni democratiche. La globalizzazione ha lacerato quel tessuto, ha sconvolto quel pensiero. La globalizzazione ha avuto per effetto una considerevole redistribuzione della ricchezza. Ne hanno tratto grandi vantaggi alcune fasce della società, ma a volte a scapito di una classe media che ha visto diminuire il proprio reddito e il proprio status sociale. Ci sono tanti giovani gravi, che attendono inutilmente un lavoro. I partiti tradizionali stentano a gestire questa situazione in mutamento. Fioriscono in questo nuovo clima vecchi partiti del sacro egoismo, nuovi protezionismi, prese di posizione leghiste e campaneviste. Non vi è democrazia occidentale ormai che non abbia un partito populista o convertito al populismo, a volte avendo la guida dei plutocrati, o un movimento antisistema che soffia sul fuoco e predica l'istruzione di tutte le organizzazioni sorte per regolare l'economia continentale e mondiale. Ma le onde dell'opinione pubblica seguono preferibilmente sentieri nuovi, telematici, generazionali, mostrando un'autonomia radicale. Ovunque in Occidente una maggioranza sotterranea e radiosa per fare il panorama politico. Un torrente di odi e di insulti scorre sui social network. Il linguaggio dell'odio sta prendendo il sopravvento anche in politica. La rete ingigantisce queste maree. La rete dà l'illusione al clima del popolo di poter concorrere alla vita della società o almeno di poter galleggiare sulla nuova parte. E contro l'illusione che fa sentire il protagonista non c'è disillusione che parla. Se le cose non vanno come tu hai cliccato, non è perché quello è velleitario in susso, è colpa delle istituzioni, della casta. Stella e Rizzo hanno contribuito non poco alla disistima generalizzata della classe politica e di quella istituzionale. Già da dietro un motociclista è stato montato perché passava col rosso, sorpassando il contromano. Ma come a urlare i vicini? Con tanti politici che rubano, a me fanno la contravvenzione perché passano un rosso. L'internet delle cose sta realizzando che il dominio sulle cose è auspicato da Bacone, ma l'uomo forse ha perso il dominio su se stesso. È proprio dalle case intelligenti che il partito ha insaputo dei loro abitanti il cyberattacco che ha violato la privacy e paralizzato internet negli Stati Uniti. Insomma, la fiducia nella parola dei grandi si è scossa irreparabilmente. Oggi l'insicurezza, il senso di precarietà, lo scadimento della religiosità, il sospetto dell'insignificanza di ogni cosa e l'impossibilità di cogliere l'essenziale di una realtà cosmica che ci nullifica
e di una decenza umana dissociata, dispersiva, consumata dal consumismo, si fanno sentire in barriera della casualità. Ed ecco come l'esperienza del nostro vissuto, come di quella della religione, della filosofia e della scienza dei nostri tempi, che la sia la presunzione teologica della diretta spiegazione del divino, sia l'ambizione laica di un'intellezione esplicabile in cui l'ideale e il reale, l'intuizione e la percezione, l'assoluto e la storia giungano a identificarsi. Più un universo sembra comprensibile, più appare privo di scopo, ha scritto il grande fisico Steven Pinker. Platone considerava la natura una limitazione delle idee. Noi dovremmo considerare il mondo esterno una proiezione di quello informatizzato. Una società dunque senza religione, nel senso proprio del termine di relazione con l'ultraterreno, religio est relatio, e senza valori condivisi. Uno scettico direbbe che una religione comune a tutta la società c'è, come c'è un valore comune, è la religione del Dio Mammona, è il valore del denaro in cui credono tutti. Nowadays, osservava già Oscar Wilde, people know the price of everything and the value of nothing. Per fortuna, non tutta la realtà è così. Ci sono tanti esempi di riduzione agli altri, nelle zone di guerra, nel soccorso agli emigrati, e stasera abbiamo anche il capo di Stato Maggiore della Marina, per i primi anni, ai terremotati, negli ospedali, nell'assistenza ai meno abili, nel volontariato, anche nelle amministrazioni sane. Io ne ho girato 18 e vi assicuro che ce ne sono di sani e efficienti alla faccia di Stella e Rizzo. Perfino per strada ho trovato chi mi ha soccorso amorevolmente in occasione dell'incidente, sconosciuto, mi sono prestati come parenti. Siamo nelle settimane dell'Avvento, ci porterà, come lo spiegavo qualche giorno fa, il cardinal Navas, la parousia, cioè un cambiamento di visione, anche nei periodi bui, c'è chi continua a credere, non è un modo, ci sono insieme.